Per cui, perché economia mista proprio per questo motivo, per cui vedete che ci sono alcuni aspetti collettivisti che potrebbero essere simili al socialismo, e poi però massima libertà su tutto il resto, con questo elemento, perché altre volte si è provato a fare una cosa del genere, però era come mescolare acqua con olio, dice Guillermo Sullings nel suo libro, si fa l'emulsione ma poi succede qualcosa per cui si dividono. Allora, secondo noi questo tema della democrazia reale, dello stato coordinatore, potrebbe essere il sapone, cioè quella cosa che permette di mescolare, cambia la natura dell'acqua, cambia la natura dell'olio e permette di fare una sintesi, però è un elemento non irrilevante. Per cui in realtà, pur partendo dall'economia, qui stiamo parlando di un cambio di modello sociale, socio-politico, che sarebbe quasi un cambio di civiltà, per cui mi rendo conto che anche però. Ovviamente, come si diceva, pubblica istruzione gratuita. Per esempio, un altro tema è il concetto di eredità. È evidente che se uno ha una casa, magari la vuole lasciare ai figli, oppure... Però se uno ha accumulato, non si sa come, una ricchezza pari a una certa percentuale di ricchezza di un paese, e che in più fa effetto buco nero, per cui continua ad accumulare altra ricchezza, perché deve essere, può essere, è legittimo che sia passata alla generazione successiva di quella famiglia, in virtù di quale, in più magari considerando che in quella ricchezza è coinvolto il benessere di molti lavoratori, che potrebbe essere un'azienda, cioè che si tratta di una proprietà collettiva in qualche modo, in cui l'imprenditore iniziale che l'ha lanciata, certo la possedeva in parte, per cui il concetto di eredità andrebbe un attimino reso più evoluto, un po' come il concetto di azienda, cioè un altro punto di vista è il capitale e il lavoro. Questo è un esempio più... No, perché sì. Combatti a monte, no? Eviti quell'accumulo. Certo, però allo stesso tempo ci possono essere anche dei limiti. Ha senso permettere quell'accumulo, poi vietare l'eredità. Questo sicuramente, però diciamo che in questo momento anche qualche legge che limiti un pochino. Perché quello succede è che, specie se si parla di fortune finanziarie, siccome sono leggi esponenziali, più io posso garantirla nel tempo, più diventa gigantesca. Quindi a un certo punto dei meccanismi per interromperla nel tempo, oltre a un certo limite, cioè io ti lascio 10 case, basta. Cioè voglio dire, ecco, 10 case ciascuno, tutto il resto le collettivizziamo. Quindi lì non è socialismo che dice no, tutti la stessa cosa. No, come mettere dei limiti a queste accumulazioni. Perché magari lui controllava una grande holding, questo è un esempio un po' del cavolo. Passiamo all'esempio delle aziende che si capisce meglio. Io metto il capitale in un'azienda e quindi sono il capitalista. In realtà l'imprenditore non dovrebbe mettere solo il capitale, dovrebbe mettere anche la capacità di impresa. E in genere il capitale se lo fa pure prestare. Quindi di fatto in genere ultimamente il capitalista è la banca. E poi c'è l'imprenditore, che è quello che... Però vabbè, detto questo, i lavoratori ci mettono il loro lavoro e il fatto che rischiano anche loro, in base a come andrà l'azienda. Perché se va male, uno resta senza lavoro, magari ha investito 20 anni della sua vita in un processo lavorativo in cui ci ha messo anche intelligenza. Penso, per esempio, un lavoratore nel campo della ricerca, per fare un esempio che si capisce bene, ho visto la Nokia che aveva degli ingegneri in Italia pazzeschi, dunque ha sviluppato cose mega galattiche, ma era il padrone, il capitale può fare quello che gli pare, quindi niente, gli si è tenuto i brevetti e li ha licenziato tutti. Allora, siccome un'azienda è una proprietà con delle implicazioni sociali e collettive anche, quindi con due livelli, primo include i lavoratori e le loro famiglie e poi anche l'ambiente in cui si trova, è un po' come la pistola, cioè io non posso stare in una pistola e comportarmi in qualunque posto dove come se fosse un poligono di tiro. Quindi se io ho un'azienda devo comportarmi responsabilmente, non posso decidere d'amblè di delocalizzare, per esempio, se non come minimo consultando i miei lavoratori. Quindi qui stiamo parlando di copartecipazione tra capitale e lavoro nella gestione dell'azienda. E in più anche l'ambiente, quindi l'ambiente sociale che mi ha permesso di costruire quell'azienda, perché probabilmente ho usato le risorse di questo ambiente sociale, probabilmente oppure io probabilmente produco qualcosa che è indispensabile per questo ambiente sociale, quindi non posso anche in questo caso decidere come se fosse mio.
Io sicuramente per il fatto del mio lavoro di impresario, di capitano d'impresa, e per il fatto che magari ho rischiato il mio capitale, giustamente avrò diritto a parte del profitto e a parte delle decisioni dell'azienda. Non stiamo dicendo, anche qui non stiamo parlando di esproprio, che adesso tutto in mano allo Stato capitalista decide, che quello era solo uno spostamento del problema. Bisogna come creare un'intelligenza collettiva un po' più articolata, e qui c'è l'esempio proprio di cui parlava Report. Stanno cominciando a esserci addirittura dei consorzi di aziende che applicano questo punto di vista del bene comune, del fatto che oltretutto conviene anche all'imprenditore, cioè capendo che non è che uno, che non stiamo parlando di carità, stiamo parlando come di quello che in biologia è la simbiosi. Infatti la biologia ha superato il darwinismo in questo, cioè non c'è solo competizione, ma si è scoperto che ci sono più specie che collaborano tra di loro, le colonie di batteri, il fatto che noi senza tutta una serie di batteri non potremmo vivere, quindi tutta una roba, e invece l'economia è ferma al darwinismo sociale in cui tutti contro tutti e questo produrrà il bene. Quindi anche in questo la collettivizzazione messa in discussione della proprietà privata, cerchiamo di parlare come di un tipo di proprietà in cui la cosa viene un po' modulata, e anche però anche di un cambio di valori in cui a un certo punto io mi sento anche un po' a disagio se io ho tanto e quelli intorno a me hanno poco. Cioè io penso che quella è anche una riflessione da fare, quindi, perché tutto questo ha bisogno anche come di un percorso interno degli individui per mettere un pochino in discussione quelli che sono i valori che ci spingono, se ci convengono, se qualcosa mi dà felicità o mi genera contraddizione. E io vedo molte persone, che anche imprenditori, che stanno soffrendo questa situazione, si stanno ponendo delle domande. A chi conviene? Ma se io fossi l'ultimo che ha tutti i soldi del mondo in un mondo di affamati, in base, cioè, mi sembra che siamo ai limiti della patologia in certi casi, però